Altra cosa importante che probabilmente sapete, ma va chiarita, non ci sono richieste in booking, ci sono solo prenotazioni. Quindi da una parte è comodo perché dici non devo discutere con tanti clienti potenziali, dall'altra sono prenotazioni per finta perché finché non avete incassato i soldi sono come delle richieste. Quindi vi arrivano delle richieste in pratica che bloccano le date perché siete obbligati a accettarle e poi comincia la fase nella quale si cerca di prendere i soldi. Quindi se voi avete l'obbligo di prendere la carta di credito con Booking, provate a incassarla, se non funziona dovete aspettare 24 ore perché il cliente ve ne dia un'altra, e questo per tre volte, quindi a volte per tre giorni voi non siete sicuri di avere dei soldi di caparra. Se la prenotazione è per domani, voi siete fregati, nel senso che il cliente può non arrivare, ma voi dovete tenere le date disponibili, e poi se il cliente non arriva avete l'appartamento vuoto. Altra cosa, non si va online immediatamente. Per tutte queste problematiche a volte ci vuole del tempo, anzi praticamente sempre. Penso che una settimana per andare online sia un ottimo tempo, calcolate a volte che ce ne vogliono anche due o tre di settimane. Ma vi domanderete perché Booking lavora così, perché non riescono ad automatizzare come ha fatto Airbnb. E io ho la mia teoria personale, credo che non sia incapacità, sia la volontà comunque di dover e poter parlare con i proprietari perché vogliono comunque convincervi ad adottare delle politiche che vanno bene a loro e non a voi, tipo quella delle cancellazioni. Okay? Quindi ogni volta che parlate con Booking, considerate questo fatto. Booking è un sito di commerciali, è il fatto di venditori. Non fatevi convincere su alcune cose basilari. Tenete duro. Quindi le cancellazioni solo non rimborsabili, per esempio, come vi ho detto, non accettate prenotazioni per i prossimi giorni, eccetera, eccetera. Per concludere, Booking lo possiamo usare, è molto potente, ma non facciamoci usare. È uno strumento che, se riuscite a gestire bene, vi porterà prenotazioni, ma se non state attenti, vi creerà una serie di problematiche infinite. Non lo dico contro Booking, lo dico anche nel loro interesse, cioè Booking non riesce a essere uno strumento facile per voi proprietari di appartamenti, fatelo voi, quindi sarete clienti soddisfatti nonostante loro, in un certo senso. Però così funziona, altrimenti dopo un po' uscirete e ne parlerete male. Bene, questa è solo un'introduzione, vi dà un'idea, ripeto, secondo me conviene provare con Booking come alternativa ad Airbnb, come la prima alternativa ad Airbnb, utilizzate entrambi i sistemi, prendetevi del tempo per capirlo, se avete domande siamo qua, leggete anche il blog dove ci sono approfondimenti e grazie per aver seguito questi video. Ciao!